Io comprendo la sua insistenza, ma purtroppo non sono nelle condizioni di aiutarla. Con il suo stipendio e considerato il fatto che sua moglie non lavora, mi è impossibile concederle un prestito ipotecario. Se aveste qualche bene da offrire come garanzia, magari potremmo trovare una qualche forma di accordo. E chissà che... Non voglio un prestito! Esasperante, cazzo! Le suggerisco di calmarsi. Dirigo questa succursale da più di 20 anni e non mi è mai successo di avere a che fare con un comportamento così... così... Non sei in banca! Sono tanti anni che non ci lavori più! L'unica cosa che voglio è che tu mangi la cena! Sta sempre peggio con la testa. Ci sta facendo fare tardi un'altra volta. Dai, Well, cosa ti costa secondare tuo padre? Non ce la faccio più! Mi fa diventare pazzo! Salve terrestri e benvenuti in un altro quando. Parliamo di Rughe di Paco Roca, pubblicato in Spagna nel 2008 ed edito in Italia da Tunue. Ogni storia, anche a fumetti, è il resoconto di un viaggio, reale o metaforico, percorso di crescita verso una nuova consapevolezza, la cronaca di un'avventura che può raccontare una vittoria o una sconfitta, ma che in ogni caso fotografa una vicenda umana, sempre in viaggio verso una destinazione. Vieni, ti presento la signora Rosario. Buongiorno, signora Rosario! Siete diretti anche voi a Istanbul? No, signora Rosario, noi scendiamo qui. La signora Rosario passa tutte le giornate seduta accanto alla finestra. È convinta di essere sull'Oriente Express, in viaggio verso Istanbul. Rughe fa parte di quei fumetti scomodi che si amano proprio perché differenti e che comunicano emozioni e situazioni che spesso mettiamo sotto il tappeto. Parla infatti di un viaggio che tutti prima o poi dovremo intraprendere, quello della vecchiaia, del declino fisico e mentale e di una malattia, l'Alzheimer, che in questo caso assume anche un valore simbolico. Spesso le storie ci parlano di protagonisti giovani, a volte bambini, alle prese con l'avventura della crescita, la conquista del proprio ruolo nel mondo. In Rughe, invece, l'avventura è la terza età, e il rapporto con la propria memoria. Da un lato un'ancora di salvezza, dall'altro l'ultimo legame con l'esistenza, che il tempo e la malattia possono recidere. Attraverso la storia di Emilio, anziano appena giunto nella casa di riposo che sarà il suo ultimo domicilio, Paco Roca narra in forma aneddotica il progressivo allontanamento dalla realtà, ma anche la riscoperta dei legami più semplici che acquistano importanza crescente a mano che ci si avvicina al traguardo. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Come va? Mi chiamo Emilio. Mi chiamo Emilio. Il reparto al primo piano dell'istituto, avvolto da un'aura inquietante, è quello dove finiscono gli anziani non più autosufficienti, per i quali l'Alzheimer è già avanzato. Un eco della poetica di Dino Buzzati e del suo racconto Sette piani, dove le scale e i vari reparti rappresentano stadi dell'esistenza e ognuno di questi è un passo verso la sua conclusione. Una narrazione surreale nel caso del racconto di Buzzati, in cui è centrale l'impotenza dell'uomo nei confronti del suo destino e dell'ineluttabilità della morte, laddove in Rughe a contare è invece il senso dell'esistenza e la possibilità di restare aggrappati alle emozioni più positive quando l'architettura della propria vita inizia a cadere a pezzi. I compagni di degenza di Emilio, caratterizzati in modi differenti in base all'età e allo stato di salute, presentano diverse tipologie di invecchiamento. Quando non sono solo i pasti e l'ora delle medicine a scandire le giornate, possono farlo i sogni, i piccoli progetti a breve scadenza o, ahimè, gli incubi. A quell'età, ci mostra Roca,
A volte si replicano circostanze vissute nell'infanzia, in cui un po' ci si approfitta dei più giovani e sprovveduti. In altre ci si fa carico delle loro necessità, diventando nuovi punti fermi. Quando la chiave della sopravvivenza, anche di un solo giorno in più, è la solidarietà. Paco Roca, prima di realizzare Rughe, ha osservato a lungo gli anziani, i propri genitori e quelli degli amici, e descrive nella sua opera a fumetti un'epica agrodolce dell'anzianità, realizzando un'incantevole crocevia tra dramma, commedia e poesia. Della vecchiaia, a volte, si può sorridere, o piangere, o semplicemente si può accettarla come un'avventura. Siamo liberi! Liberi! Ma sei scemo! Hai buttato il mio deambulatore! Te ne compro un altro! Ma non è facile, soprattutto per chi la guarda dall'esterno. Occorre un forte legame con i propri anziani per non cedere all'esasperazione e alla stanchezza. E l'Alzheimer è l'ultimo drago da affrontare, la perdita della memoria recente per cominciare, e poi un'inesorabile, progressiva disintegrazione dell'identità. Emilio, la palla! La palla! La palla! La come si chiama questo oggetto? Altro protagonista è il tempo. Quel tempo che sfugge tra le dita eppure sembra così lento, tanto da fermarsi, perché ogni uomo e ogni donna ha i suoi sogni, i ricordi cui attaccarsi, e lo scollamento dal presente può, a volte, identificarsi con l'eterno rivivere i ricordi più felici, qualcosa che potremmo identificare, forse, come una forma di paradiso. Dolores, che cosa dici a Modesto per farlo sorridere? Ah, niente, gli dico imbroglione, imbroglione. Vuoi essere la mia ragazza? Solo se mi regali una nuvola. Dove mi stai portando? Me lo vuoi dire? Vieni, sta arrivando. Paco Roca fonde la delicatezza essenziale dei suoi disegni con una fondamentale leggerezza narrativa e racconta una storia la cui fine può sembrare scontata, suggerendo però che questa non deve essere per forza tragica, ma semplicemente naturale e che può comunque essere raggiunta serenamente. La perdita della bussola temporale, della memoria e della consapevolezza può atterrire, eppure la lotta per restare umani è sempre possibile e ne vale la pena a prescindere dall'esito. L'essere umano senza il passato non è niente e nell'ultima fase della vita molti si rifugiano proprio in quei capitoli, i pilastri della loro esistenza. Rughe è anche un messaggio emblematico sulla memoria, memoria di noi stessi, dei nostri fallimenti, dei successi e delle gioie, sulle quali si potrebbe fondare anche l'avvenire di chi verrà dopo di noi. Per questo il passato non è mai da seppellire, ma da ricordare, onorandolo o condannandolo, perché senza questo, senza il passato, il futuro non esiste. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi va e difendete sempre i vostri sogni. Noi ci becchiamo in un altro quanto. Buff!